fantasia, coraggio, riuscire a essere stabili nei momenti in cui le cose vanno male, perché si dice sempre che il grande giocatore lo vedi nei momenti in cui perde. Roma è una città sotterranea, fatta di tante realtà diverse. Dove abito è un luogo multietnico, Piazza Vittorio, e avevo voglia proprio di venire qui perché avevo come la sensazione di essere all'estero. Quello che mi porta a raccontare delle storie quasi sempre è legato alla suggestione visiva. Parto sempre da delle storie che mi evocano delle immagini, dei corpi che si trasformano, dei mondi che ho voglia di esplorare, di interrogare. Mia nonna è il mio legame con Napoli. Oh, certo. Ed era una grande giocatrice di poker. E ricordo che quando giocavo il pomeriggio a casa con le sue amiche, io disegnavo e poi vendevo il disegno alle amiche. In compenso poi mia nonna mi ha insegnato così a giocare a poker. 8, 9, 10, 12, 1200. Io ho giocato a tennis per tanti anni e speravo di diventare un campione. Poi a 18 anni ho capito che non avrei mai raggiunto gli obiettivi che mi ero prefisso e così ho deciso di mettermi a dipingere. Iniziavo a raccontare delle storie con un'immagine, con un fotogramma, a lavorare sulla messa in scena, sulla luce. E poi a 26 anni ho detto vabbè, proviamo a vedere così per gioco come ci si trova a raccontare una storia, avendo a disposizione 24 fotogrammi al secondo e il movimento. Al gioco è verissimo che è importantissimo capire le caratteristiche anche psicologiche e caratteriali di chi hai davanti. Nel cinema capire la psicologia dell'attore, studiarlo, per riuscire poi a trovare il modo di tirargli fuori tutto quello che ha da dare. Questa è brutta, brutta. Spesso si pensa che gli attori che recitano nei miei film sono attori presi dalla strada, in realtà gran parte degli attori che hanno lavorato con me vengono dal teatro. Creo un rapporto con gli attori mentre giro che diventa come una specie di danza in cui nessuno di noi sa con precisione quello che accadrà. Sono molto orgoglioso e competitivo. Ancora oggi, se vado a Cannes, mi sembra di andare a Wimbledon. Io sono una persona estremamente sensuale. La mia vita è molto legata al piacere dei sensi. Sai, l'amore è semplice. Quando ami, esci da te e vai incontro all'altra persona.